quanto sei contento? Non sono contento per i tifosi e sono contento per i giocatori. Per i tifosi perché quando vengono a vedere il torneo di Caserta, o vengono in ritiro, o vengono a Bormio, è giusto che si festeggi assieme a loro un trofeo che, come sempre, no? Questo lo copio dagli allenatori del calcio, tutti quelli che non ci partecipano, che non vincono, dicono vabbè non era importante, però insomma, alla fine dei conti si partecipa e lo vince, lo posso perdere. E quindi sono contento perché, per quello che riguarda noi, che poi al fine del conto di noi cosa mi interessa, ho detto ai giocatori nello spogliatoio adesso, durante il primo mese di preparazione, quando abbiamo dato per i primi 25 giorni solo mezza giornata di riposo, c'erano delle perplessità, soprattutto da parte di chi non era abituato a lavorare con questo sistema. Però adesso, quando abbiamo avuto la forza con una rotazione di 8 giocatori limitata dai falli, di tenere una squadra forte come, o meglio dire, di fare un break con una squadra forte come Scafati nel finale e di resistere l'ultima azione a fare quello scivolamento in più che ci ha consentito di contestare l'ultimo tiro che ha preso Scafati, quell'energia là non l'abbiamo avuta perché la Madonna di Loreto è scesa su di noi, ma l'abbiamo avuta perché siamo allenati probabilmente un po' più degli altri. E allora la lezione che secondo me dobbiamo trarre da questa cosa qua, stante che, come ho detto, i giocatori, le nostre colonne d'Ercole sono Chieti, cioè nella mia prospettiva di vita non va oltre Chieti, e che con la qualità che loro hanno a disposizione e che molti di questi giocatori stanno aumentando con il lavoro e con la fatica, un po' alla volta si possono ottenere grandi risultati, tenendo conto che l'essere stati la finalista dell'anno scorso più l'essere la vincitrice della Supercoppa farà sì che l'attenzione che per esempio a Chieti ci sarà riservata sarà enorme, e quindi dobbiamo essere pronti anche mentalmente a sopportare questo tipo di competizione. Però siccome la vittoria è un'abitudine, allora meglio cominciare ad abituarsi. Nel primo tempo in alcuni momenti eravate irresistibili, sì. Cioè veramente sembrava una squadra di settembre, sembrava una squadra di aprile maggio. Sì, perché infatti l'ho detto ai giocatori, di solito quando succede che dal più 14 finiamo il primo tempo più 5, diciamo, rientriamo nello spogliatoio, io non sono molto tenero, ed è capitato e capiterà altre volte, ma questa volta non mi sono arrabbiato, non l'ho preso, guardate, era quasi inevitabile, nel senso, la pallacanestro che giochiamo noi, con la pallacanestro con un dispendio fisico enorme, è una pallacanestro che prevede la presenza di 10 giocatori. Ora, noi ieri abbiamo giocato una partita importante dal punto di vista dei contenuti, soprattutto difensivi, segnando 80 punti, spendendo molta energia. Oggi abbiamo avuto, grazie al lavoro che abbiamo fatto, un po' di energia in più, perché quando le cose vanno tutte bene è facile, no? Come dici tu, abbiamo giocato secondo me la parte, diciamo, media del secondo quarto in maniera formidabile. Poi dopo siamo calati perché non avevamo una rotazione sufficiente, però la cosa importante è che abbiamo ottenuto, abbiamo recuperato, abbiamo delle certezze. Le certezze sono con la difesa, con la circolazione, facendo toccare la palla a tutti, facendola arrivare a quelli che devono averla nei momenti importanti, poi questo è un buono successo. Sì, siamo contenti, dobbiamo poter vincere, ovviamente non è il nostro obiettivo della vincita, non è vincere la Supercoppa, è vincere il campionato, però è sempre bene partire con un trofeo, quindi siamo contenti, abbiamo fatto vincere un buon passo, terzo quarto, siamo contenti, comunque è sempre un trofeo. Già di derby, ragazzi, va bene, abbiamo vinto, siamo contenti, non parliamo già di derby, se no ne abbiamo ancora, aspettiamo a parlare del derby, dunque siamo contenti, anche se facciamo. Non è il primo che alzi, però è sempre una bella soddisfazione. Sì, è una bella soddisfazione perché comunque non è l'anno forse del tutto della stagione, però partire con un posto è sempre una buona cosa per una squadra.
Mi faccio sul capo la partita, è stato uno dei migliori, quelle quattro triple che vanno a segno, ti critica tutto, 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 noi confrontiamo come squadra, come si modo di giocare, poi le critiche che hai il tempo, sai, sul mio tiro che è così del 98%, sai, anche lui non a prescindere, in Italia sono quelli che si fanno un po' bene, se arriva al 50% però lo stato di corso, sono forte, quindi non mi interessa un po' più. Si vede su quel parziale di 21-2 subito, come utilizzato in quella piazza giusta? Sì, sai, può succedere perché comunque soprattutto in trasferta succederà spesso che comunque vai in vantaggio poi prendere un parziale, quindi forse una grande squadra può essere un po' di successo, non abbiamo fatto, però stiamo parlando di durante la stagione, stiamo andando avanti, stiamo prendendo la forma, però non siamo ancora sicuramente sul però questa è una decisione di una grande squadra. Quanto lo spogliatoio avere subito un titolo europeo in questa stagione, soprattutto di più giovani? Ah, comunque siete molto visti ragazzi il primo trofeo, quindi fa sempre bene, ripeto, non è la nostra priorità, non è la nostra priorità di vincere una volta, però partire con un trofeo è importante per me, per una vita, quindi siamo contenti, però non abbiamo ancora niente, abbiamo solamente vinto la Coppa e il prossimo sarà il giugno, anzi la prossima inizia per arrivare in un il modo migliore per finire la stagione con il trofeo ufficiale. Sì, in realtà è una bella soddisfazione perché è un torneo di livello con squadre che volevano vincere e una settimana dall'inizio del campionato abbiamo vinto un trofeo ufficiale che si poteva anche perdere, invece ho fatto una partita solo, due partite solo e volevano vincerlo, volevo regalarlo ai tifosi, nel senso sono fantastici, io penso che non ci sia modo migliore per iniziare il campionato, per creare sin dall'inizio la mentalità che le partite dentro e fuori vanno vinte. Perché aveva proprio una mentalità, la squadra è sempre stata concentrata nonostante il parziale di 21-2 preso, però si è rimasti con la testa anche nel finale senza i due lunghi, tutti a darsi una mano, tutti per arrivare alla vittoria. Cioè, si allenano tanto dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, vengono allenati anche dal punto di vista mentale in modo da arrivare pronti a una partita come questa in cui si parte molto bene, loro recuperano, però lo sforzo anche mentale, qualcosa che si può allenare in palestra, è stato veramente molto bravo. Mancavano due giocatori tra le altre cose. Sì, mancavano due giocatori, a scappati manca un americano, questa fa parte un po' del precampionato, adesso anche l'anno scorso noi ci mancavamo un giocatore in finale, però nessuno te lo dà indietro, quindi va bene così, abbiamo sfruttato due assenze importanti, due ruoli diversi, tutti sono andati da fare, tutti hanno portato un contributo, giocatori importanti, ma mentalmente sono stati 40 minuti veramente di altissimo livello, questo è bello perché abbiamo alzato un trofeo che è importante e arriviamo alla settimana all'inizio del campionato esattamente come vorremmo essere. Venerdì c'è la grande festa al Palazzo. Sì, così sveleremo la maglia e avremo un'occasione per incontrare da vicino i tifosi, visto che abbiamo partito fuori, i ragazzi saranno presenti, anche se per poco dobbiamo andare a casa, perché se sono giusto. E come sempre l'unità fra i tifosi, la squadra, la società, la dirigenza, gli sponsor è qualcosa che ci contraddistingue, è un grande punto di forza per la famiglia, quindi questa è un'ottima occasione.